Bene, continuiamo la nostra intervista. Ora c'è il presidente dell'Associazione Piacenza nel Mondo che ha organizzato, ha realizzato questa importante cerimonia. Come si diceva, dopo due anni di stop forzato, siamo partiti alla grande a Morfasso con una cerimonia molto sentita, non solo dai partecipanti all'interno di questa chiesa e di questa comunità, ma anche una finestra verso chi ci ha seguito appunto attraverso il nostro canale. Una battuta su questo evento e quello che significa. Ma intanto credo sia stato davvero un bellissimo rincontrarci, importante rivederci come è stato fatto qui e avere anche la possibilità di collegarci in streaming grazie a Morfasso TV, di questo vi ringrazio, con i nostri conterranei che erano all'estero. È stato molto emozionante alcuni collegamenti, soprattutto proprio perché qui erano presenti alcuni familiari. Il lavoro di Piacenza nel Mondo continua, il nostro è un lavoro costante, un lavoro di cucitura, un lavoro dove cerchiamo di mantenere vive quelle che sono le tradizioni dei piacentini nel mondo e riscoprire anche queste figure che a volte rimangono un po' nell'ombra, un po' perché le personalità che le rappresentano hanno questa forte umiltà nel loro essere uomini o donne, che magari certe cose non riusciamo a saperle. Allora ci avvaliamo anche dei nostri amici all'estero per avere segnalazioni e ogni anno scopriamo persone nuove, professionalità nuove, scopriamo quello che hanno fatto i piacentini. Io lo ricordo sempre e vorrei chiudere proprio pensando a questo, cioè la Francia nel primo dopoguerra ha chiesto aiuto all'Italia per creare delle infrastrutture, quindi reti stradali, ferroviarie. E chiedendo aiuto all'Italia ha chiesto aiuto ai piacentini, in particolare nella zona della Valnure. Tanto è che molti della Valnure si sono poi recati all'estero, soprattutto in Francia. Quindi uno Stato come la Francia che chiedendo aiuto ha ritenuto che i lavoratori piacentini fossero i migliori. Cioè questo è un orgoglio che credo sia davvero importante, ma soprattutto un orgoglio che noi dobbiamo trasferire ai nostri figli e alle altre generazioni per riscoprire davvero dei valori che sono anche i valori di comunità. Perché i nostri piacentini nel mondo veramente hanno questa forza anche nell'essere uniti all'interno di quelle che sono le loro comunità, sono davvero forti. Io non posso che ringraziarli, a me è il compito così di organizzare queste cose, lo faccio col cuore, lo faccio con amore, ci tengo veramente tanto perché loro hanno fatto tanto e fanno tanto. E noi cerchiamo nell'ambito di quello che è l'attività dell'associazione di valorizzare tutto quello che stanno facendo. Grazie ancora a Morfasso TV e un saluto naturalmente a tutti voi che siete collegati, con la speranza di trovarci presto ancora a festeggiare tutti assieme. Grazie. Grazie a Giovanni Piazza e terminiamo qua la nostra diretta. Grazie a tutti e buona serata.